Il gameplay reveal di Borderlands 3 è stato un successo e bisogna dire che di passi avanti ce ne sono stati. Durante la presentazione avvenuta nei giorni scorsi, il pubblico è rimasto decisamente soddisfatto da quanto visto su schermo e dalla piccola porzione di gioco abbiamo ottenuto tantissime novità su dinamiche, opzioni, modalità e avanzamenti tecnologici rispetto al titolo precedente. Per elencare alcune novità in ordine sparso, sottolineo la possibilità di avere una modalità cooperativa scalabile in cui i personaggi avranno un'autocalibrazione del proprio livello, così da non sentirne troppo la differenza, l'impossibilità di rubare armi di livelli molto diversi tra loro oppure decidere per la modalità classica. Si potrà scivolare, usare il vaulting, utilizzare un'app sul cellulare per interagire con gli streamer e controllare armi, inventari, guadagnare loot e così via. Insomma, Borderlands 3 si presenta più maestoso che mai, con mappe, boss, personaggi, storie, ma soprattutto armi, rinnovate e approfondite. Cosa c'è che non va, però? Beh, a quanto pare Randy Pitchford ha fatto parlare nuovamente di sé, perché poco dopo la fine della presentazione relativa a Borderlands 3 ha rilasciato una dichiarazione in cui nega la presenza di microtransazioni, ma che il tutto verrà emesso in un secondo momento sotto forma di oggetti cosmetici. Insomma, questa dichiarazione è suonata davvero strana e confusa. Ma è bastato poco, e infatti Game Informer, Kotaku e GameIndustry.biz hanno riportato la notizia con il loro punto di vista, la loro analisi insomma, chiarendo le parole di Randy Pitchford. Le microtransazioni saranno presenti sotto forma di oggetti cosmetici. Così, Randy Pitchford ha poi replicato a Game Informer, in un modo diciamo non del tutto pacato. Di seguito potete vedere una serie di tweet che hanno coinvolto Andy McNamara, editor in chief di Game Informer, e lo stesso Randy, che, insieme ad altri utenti, hanno creato non poco intrattenimento e tensione intorno a Borderlands 3. Si dice che tutta la pubblicità, sia negativa che positiva, sia buona pubblicità, ma di questi tempi, dove qualsiasi informazione è capace di scatenare un polverone, diciamo che chi ne esce male è il gioco in sé. Del resto, Borderlands non è nuovo a queste pratiche, basti vedere i DLC di Borderlands 2, davvero una marea, e venduti pezzetto dopo pezzetto. Sinceramente, in queste dichiarazioni, Pitchford sarebbe dovuto essere un poco più onesto verso il pubblico, facendo passare un messaggio ancora più chiaro. Per inteso, non siamo ai livelli di sciacallaggio presentati da Star Wars Battlefront 2, ma dobbiamo anche capire che qualsiasi cosa venduta internamente dopo l'acquisto di un titolo da 60 euro è una microtransazione. A meno che non venga dichiarato apertamente il lancio di un DLC con annessi contenuti, il prezzo dovrebbe essere giustificato diversamente. L'esempio d'oro che mi viene in mente in questo momento è rappresentato da CD Projekt Red, che con The Witcher 3 credo abbia stabilito un ottimo standard di onestà e trasparenza, donandoci DLC incredibili a prezzi favolosi. Purtroppo ci siamo dimenticati dei bei tempi in cui questi contenuti erano chiamati expansion pack e ci davano tonnellate di novità per prezzi fissi. Dovremmo prendercela con Call of Duty? Insomma, caro Randy Pitchford, a volte bisognerebbe tenere a freno la lingua e far sparire certi comportamenti. Del resto, non ti piaceva la magia? Da Dangerisk per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, considera l'iscrizione e l'attivazione della campanella per non perderti nemmeno un caricamento. Lascia un bel like al video e fammi sapere la tua. Ci vediamo sul campo.